觉得织布就像是用手在走路，只是手的速度很慢，但是有一种很踏实的感觉。德鲁古的女人织布就很像是，就是一件很自然的事情，就很像河里面的水会从石头旁边滑过去。织布其实我是想要更了解自己，所以我才会去学这个东西，然后再去寻找出以前的根源。È una storia di donne, naturalmente non solo, ma principalmente è una storia che racconta la vita delle donne, di queste donne, di donne indigene. È un'epoca storica in cui le donne hanno un ruolo molto importante all'interno della società, e in particolare all'interno delle società indigene. Prima di tutto, quando sono in Shanshan, sono in Shanshan. E se siamo in Shanshan, siamo in Shanshan. 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 Siamo in Shanshan.Le tele di queste donne indigene sono fatte seguendo un concetto ben preciso, astratto e concreto allo stesso tempo. Concreto in quanto raccontano di un cammino, no? Parlano di un cammino. E quello che loro disegnano è un cammino, è una via, molto spesso una via nelle montagne, sono sentieri all'interno di montagne. Ma il concetto se vogliamo astratto, profondo, il valore che queste artigiane trasmettono, che queste artigiane portano con sé, è quello appunto del cammino, cioè che ogni essere umano ha il proprio cammino, il loro cammino è quello appunto della tessitura, loro raccontano quello che vivono, raccontano lo scenario esterno, lo scenario del territorio, raccontano la loro esistenza attraverso queste tele. Quindi quando si parla di territorio e si parla di cultura, dobbiamo considerare queste due entità, cioè cultura e territorio, essere umano e territorio, come qualcosa di profondamente legato, come qualcosa di inscindibile in questo caso. Questo documentario è come una strada di cerca.是一个开始，然后是一个过程，然后我们不知道什么时候它会结束。Here we are, Women's Isolated, vuole raccontare la storia di queste donne, vuole raccontare la bellezza che c'è dietro la storia di queste donne.